camera sporca e disgustosa. disgustosa, carta igienica usata. Buon salve, benvenuti in questo nuovo format. Io sono Ernie. E io sono il buon Peps. Che insieme a me creerà questa nuova rubrica che chiameremo simpaticamente Recensioni di recensioni, o se siete cinefili, Re-Inception. Esatto, quindi andremo a recensire. Recensire cose che. Recensioni scritte, diciamo. Autenti. Con... per esempio, oggi parleremo di TripAdvisor, giusto? Di esatto, esatto. Questa, oggi praticamente sconsiglieremo. Villeggiature estive, sconsigli per l'estate, sconsigli per l'estate. Per l'estate, dove non andare in vacanza, esatto, anche se magari quello che recensisce è un coglione, quindi vale. Però penso che si capirà da quello che leggeremo. Esatto. Queste recensioni io non le ho ancora lette, le vedrò insieme a voi per la prima volta. Ebbene sì, le ho trovate tutte io, perché lavoro perché lavoro di notte. Allora. E partiamo, vediamo. Partiamo la prima subito. Titolo. Titolo tutto maiuscolo, che è nel grassettato. Grassettato, che nel gergo di internet vuol dire che stai urlando. Esclamazione, e così. Faccio così. Furti, maleducazione, sporcizia, persone che friggono pesce in pericolosi pentoloni di olio bollente sporcando tende altrui. Siamo in un campeggio. Come in un campeggio? Ah sì. Siamo in un campeggio, quindi... ma scusa, quindi... No, io non avevo letto che era un campeggio. È un campeggio. Mi aspettavo un campeggio hotel, corso. Mi aspettavo un hotel dove, tipo, nella hall... ci fosse questo. No, ti immagini. Lì magari avrebbe anche avuto tutte le ragioni. Siamo in un campeggio, quindi il titolo con persone che friggono pesce. Altre persone, cioè non il personale. Esatto, okay. Ma io ribadisco che non puoi scrivere in un titolo persone che friggono pesce in pericolo. Ma, cioè, dico, persone che friggono. Sì, sì. No, però pesce, perché puzza pure. Pesce. Ovviamente, vabbè, che stiamo a dirlo, una stella su cinque. Ok. Allora, è il terzo anno che frequento questo campeggio. Se i primi due anni sono stati eccezionali per la pulizia dei bagni, per la posizione strategica sia vicina al mare sia vicina a Bonifacio, perché siamo in Corsica. In macchina. Ok. È Sheldon Cooper questo, cioè ha preso proprio la posizione. No, con la, proprio col metro da sarto. Okay. Che ha l'altro, sempre 30-30. Quest'anno esatto. E i primi due anni sono stati eccellenti, stati perché in realtà non li ha passati in campeggio, ma è stato misurando. Per la Corsica a misurare okay. Le quest'anno distanze. Quest'anno ho visto e vissuto spiacevoli disavventure. Ma è il sale della vita, già. Come l'ottimismo. Iniziamo dal totale disinteresse da parte della direzione verso le problematiche, anche se fatte presenti quotidianamente. Questo andava a spaccare i coglioni. Scusi, ho già... mi viene in mente, perdone. Scusi, ho già fatto presente l'altro giorno. Sullo zerbino. Comunque, questo è un rompicoglioni, esatto. Che tutti i giorni si recava alla reception. Uno, lamentando. Uno, bagni e docce sono diverse per uomo e donna. Una sera una coppia si è appartata, non vorrei fare maggioglio, scusate se mi partono accenti di località che, esatto. Che non sono mia intenzione offendere. Si è appartata con intenti riproduttivi all'interno di una doccia destinata alle donne e alle bambine. Anzi, la lei della coppia, chiamami. Comunque una sera. Una sera. È stato fatto presente immediatamente alla direzione, che ha provveduto a fare nulla. Secondo me qualche videocamera l'ha accesa. Sì, no, ma soprattutto è stato fatto presente alla direzione in quanto erano i due della direzione, probabilmente. Esatto. No, ma gli ha dato fastidio che erano uomo e donna in una doccia di donne e bambine. Ma quindi se fosse stata una donna e una bambina, magari vabbè. Ma tra l'altro, cioè, gli ha dato fastidio il fatto che il bagno fosse diviso uomo e donna e una coppia si sia appartata. Una coppia eterosessuale abbia fatto sesso. La domanda nasce spontanea. La coppia era eterosessuale. Sì, quello gli ha dato fastidio che un uomo fosse... Perché fosse stato entrambi
maschio, entrambi femmine, se si fossero Nella appartate doccia di nella doccia dei competenza ci maschi stava, ci omosessuali, stava, tanta ci roba, stava. anzi, perché non era per i bambini e Perché non alle era. bambine. Esatto. Ah, nella doccia di Perché se uomo c'è, e cavolo, trovi magari no. qualche. Vabbè, che schifo. Sì, È beh. stato fatto presente immediatamente, non doveva fare nulla. Questa cosa non è accettabile, considerando che nei bagni ci vanno tanti bambini. Nessuno pensa ai bambini! Due, le vasche de Destinata destinate al alla. lavaggio indumenti, ah sì, un campeggio, venivano quotidianamente utilizzate per lavare i piatti, lasciando sporco indecente all'interno di esse. Gli scorsi anni, anzi, dato che siamo in Corsica, gli scorsi Gli anni, scorsi. Gli tagliamo anche questa, dato che puttanate a gogo. Gli scorsi scorsi anni anni. era presente un cartello con un divieto e vi erano controlli fiscali. Quest'anno il nulla, solo il lerciume. Ma perché Che schifo. un cartello fa la E differenza, secondo lì te? a quanto Cioè, pare. Sì, l'anno scorso no, c'era sì. un cartello in cui non potevo far pisciare il mio cane. Quest'anno non c'è il cartello, E faccio pisciare il mio tutti. cane. Sì, purtroppo il buon senso a volte non serve, non basta. E tra Esatto. l'altro c'erano controlli fiscali. Ce Cioè, vedevano l'hai lo solo lo scontrino? No, scontrino. guarda, sto lavando i piatti. Esatto. Davanti a tanti reclami per un uso scorretto di una fontanella vicino alle piazzole delle tende. Io gli avrei tolto l'acqua, No, io gli avrei questo. tolto la La possibilità di vita. parola e Esatto. tra l'altro probabilmente l'hanno fatto e quindi, E quindi ha avendo ancora le scritto: mani, ha scritto. la direzione non ha fatto nulla di concreto. Per qualcosa di concreto intendo almeno mettere un cartello in cui si vieta l'uso dell'acqua delle fontanelle per lavarsi i denti, i piatti, le parti intime. Sì, magari le palle non le laverei in una fontana. Poi Poi, cioè, potevo. Poi non so se in sei rotto Corsica è con. usanza, tu ci sei Sì, no, stato. la Corsica è molto nudista, È famoso. pro Pro palle palle. e pro pagine. E propano. Qua, Inciviltà. in civiltà uguale, campeggio preso, presumo, preso Sì, preso. d'assalto da italiani. Figa, sti italiani danno Cioè, fastidio, dopo ma di anche, dove cioè, sei? Ah, l'Italia, sei di Milano, cazzo. l'Italia è Ah. bellissima, ma è piena È di pieno di italiani, italiani, fa schifo ma da che quanto. schifo! Oh! Da te, una volta li ho voluti contare, erano circa 60 60 di milioni. quelli schedati, perché poi ci sono anche quelli Esatto. italiani che. Allora, preso da italiani, cazzo, questo qua è andato in Corsica perché non ne poteva più. Un gruppo di persone non molto sveglie ha ben pensato di fare una grande frittura di pesce con pentoloni di pericoloso olio bollente. Ma prendete quello non Sporcando di pericoloso. olio schifoso Sono tutte tutte le le tende tende vicine. Io vicino. adesso dico. Sono Eravate sempre un quelli della gruppo di tubercolosi. persone Sono non quelli della molto. tubercolosi. Dall'altra Probabilmente, sì. punta. No No piazzole, piazzole. zero controlli. Un trio scambisti. Oh, ma questo Ma proprio. Oh, ma no, fatela una. cazzo, Cioè, cioè, allora, sei un per represso. dire. Poi hai detto prima che erano 2 anni che venivi, eccezionali, anche 2 anni prima, presumo che non ci Sa che. fossero le Secondo piazzole. me. Sei proprio represso, Sa che da eh? 2 anni che Sì. non vieni. Sono 2 anni che non Che vieni in non questo vieni. campeggio. Un trio Comunque, un trio scambisti. scambisti. Quindi sono in tre, uno Ha ben poverino. pensato di Ha poco montare da scambiare la propria tenda a. attaccata ad un'altra. A qui un trio scambista ha pensato di montare la propria tenda. Cioè erano lui, lei e la tenda. La direzione non ha controllato, ma sta direzione che deve controllare. Io me l'immagino la direzione che è lì. Guarda questi scambisti ancora che. No, io mi immagino la direzione Che guarda con le che proprio dirige. È videocamere. lì Lì così? così. Così? E arriva la gente a lamentarsi e loro dicono: ça va bien? Stanno facendo di nuovo sesso. San Bimbo Stai! Questa Questo la gente. agente rosso. Il problema nasce nel momento in cui viene meno la sicurezza in caso di incendio, alluvione. Ma perché stavano scopando? No, no, allora, No, un ho trio di sentito un scambisti ha ben pezzo. pensato di montare la propria Ah, tenda ok. attaccata ad un'altra. Per attaccata intendo che non passava letteralmente una mosca. Ovviamente, quando hanno montato la tenda, la direzione non ha controllato. Il problema nasce nel momento in cui viene a meno la sicurezza in caso di incendio, alluvione, vento forte. Chiaro, perché se l'altro va a fuoco ma è lontano, ho modo di sbattermene. O Se di invece è attaccato. sbattermi coi tre scambisti, cioè Esatto. mi Se sono sbatto, scambisti anche di sono sbattermi. sbattuto Se invece è perché attaccata, c'è un cazzo, va a passivo nei fuoco tre anche la mia. scambisti. Quindi il Esatto, che discorso è che cazzo, più è lontana una cosa, chiaro, meno me ne preoccupo. È esatto. proprio. Sì. Furti. Furti. Vabbè, ci sono stati svariati furti. Ma Svariati non mi che hanno beccato. tutto Che ok. la gente ha le tende sporche di olio pericoloso, è ovvio che Che ruba il avrà bisogno del detersivo. detersivo. Come Andiamo. Come concludi? concludere? Sei in vacanza, Cioè. non rompere i coglioni.
Presumo. Sei un italiano all'estero che si lamenta degli italiani all'estero. Questo sei. Una stella su 5, hotel da demolire. Avevo prenotato tramite Booking. Ci hanno mandati all'hotel di fronte e ci hanno fatto pagare. Ci hanno fatto pagare Mi anche di piace che più. quando non immagino cose assurde tu le visualizzi. Mi hanno fatto pagare di più. Ah, cazzo, però, poveretto. Il ragazzo che gestisce e che stava all'accettazione era rimbambito. Che perché Già. era l'hotel di fronte, quindi si poteva far così. Non ci ha neanche dato Dico. la chiave del portone d'ingresso principale per rientrare di notte. Camera orribile, fredda, puzzolente, la porta non si chiudeva bene. Luce del bagno non funzionante, eravamo in due, c'era solo un asciugamano piccolo e uno più grande che era bianco, ma non è rimasto no, lo sto aggiungendo io. La colazione della mattina non si augurava? Non si Comunque la augurava prossima volta che nessuno, litighiamo presumo. ti insulto così, ti auguro una Colazione. colazione, ti auguro una colazione della mattina, perché la colazione della mattina, la colazione della sera invece è eccellente. Esatto, infatti è vero. Un cestino, ah, sta descrivendo la Ah, ok. colazione, un cestino con le fette biscottate e basta, cioè, a secco proprio, secco. Così, Esatto, ci scambiavano la saliva al posto della. del latte. Il tutto servito sul bancone della reception, Finto hotel. finto hotel da demolire. Ladri! Minchia. Qua si posso riassumere la Non recensione con tre ha parole. tutti i torti, forse. Forse Hotel non da ha tutti i torti. demolire. Mi piace il colore che ci ha messo in questa recensione, ma mi sa che non ha tutti i torti. No, però non avrà tutti i torti. Ma c'era un asciugamano piccolo e uno più Però. grande. Scendi, E ne chiedi un chiedi altro. un Cioè, altro chiedilo. asciugamano. Ma Magari perché c'è stato dovete un errore della lamentarvi? cameriera. Perché dovete Cioè, poi lamentarvi dopo di magari l'ha questa cosa? fatto e la No, e l'ha recensione anche nasce recensito, certo. dopo. Io diamo per scontato Ma che lo fa. nella recensione metti, ho chiesto, Ok, non siate passivi, anziché eh. scrivere la colazione No, della no, no, non mattina, togli somatizzate e la della lamentatevi mattina. dopo, ok? Perché Cioè, sennò non scendi si di, vive. scusi, siamo in due, abbiamo solo un asciugamano piccolo. Ed è sempre lo stesso. È sempre lo stesso Quindi hotel. magari un'altra recensione, vediamo. Fa schifo. E allora 2 su 2 magari. Fa Fa schifo. schifo. Certe strutture non dovrebbero essere messe sul Ma non è mercato. in vendita. Disgustosa. Camera sporca e disgustosa. Carta Carte. igienica usata. Usata probabilmente da quelli di prima che trovando solo un asciugamano piccolo e un asciugamano grande hanno detto quello piccolo per il Esatto. viso, quello grande per il corpo, E la la carta carta igienica igienica per il dell'altra resto. stanza Ma per il buco del usata, io culo. spero vivamente per te, ragazza, che intendi dire che non era nuova, che il Ah, rotolo era già ok. stato iniziato. Comunque carta Spero igienica vivamente che non usata fosse ma usata tenuta quella. bene, quasi finita. È quasi finita. Questa si è lamentata perché è rimasta lì. Sì. Televisore Luci non funzionanti, doccia senza tenda. Quindi, rotto. doccia senza tenda vuol dire che è un bagno di quelli. Se c'è la tenda, non è proprio un bellissimo No, bagno. Non è chiaro. una doccia Stiamo figa. comunque parlando di un hotel a una stella, Ah, eh. ok. Vabbè, ci sta. Non una stella di recensione, a Una una stella stella. dell'hotel. Sì, sì, sì. Quindi già ti aspetti Sì. Televisore qualcosa rotto, incastrato sopra di un poco. armadio, una puzza di vecchio. Vabbè, ma toglieteli i cadaveri, però. C'è la Esatto. gente anziana che muore dentro, Esatto. dovete toglierli. Ma no, è Purtroppo. suo marito. Ah, ok. Quando senti puzza di vecchio, sempre, Infatti, sei tu probabilmente sei tu. o quello con cui viaggi. Purtroppo non ho fatto foto a talmente lo schifo che ho provato. Cioè, aveva schifo A che fare che la sua telecamera. immortalasse Esatto, quello. quello Esatto. proprio. Questo è sempre lo Sempre stesso lui, no? Ma hotel. guarda, è stato Pam 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 per le recensioni veramente. così. Poi Sì. spero, non per noi perché a me va benissimo, spero per l'hotel di andare oltre. Scarso. 2 stelle Scarso in su minuscolo. 5, si sta salendo. Molto Molto scarso. scarso. Siamo stati in questo albergo per 3 giorni per la fiera tal dei tali. Non leggo perché non so cos'è, non mi interessa. Esatto. Innanzitutto non è per come si vede in foto. Non è come si vede in Innanzitutto non foto. è come si vede in foto. Assolutamente il Al contrario. contrario.
Così. Era così, era così in Esatto, le realtà. camere sembrano carine, ma appena entrati siamo rimasti basiti. Facciamo Perché una faccia c'era il basita. lampadario sul pavimento, il letto sul soffitto. E hai detto, Il piumone matrimoniale sporco ancora è è del del 1900. 1900. Dopo un'attenta Spero analisi sia al un... carbonio 24, Esatto, spero sia analizzato un'iperbole. il La campione. copertina del letto singolo, leggerissima. Nel misero bagno non c'erano neanche le tovaglie. Esatto. Nel misero bagno non c'erano E neanche perché le le tovaglie. tovaglie? Cosa intendi? È per questo che è scritto molto Ma di scarso. dov'è questa persona? No, le tovaglie è un termine, No, le forse asciugamani? siamo stupidi noi, non sappiamo che Forse le tovaglie è un è un modo di metodo di dire gli dire sì. asciugamani da bagno. Comunque loro sono andati a chiedergli all'albergo di Sì. fronte. Immagino sto qua nudo, insaponato, con la carta igienica infilata, usando quella di Perché prima usata, c'ha perché quindi il suo pene è più piccolo lo del rotolo spero di perché carta sennò gli igienica. servivano più rotoli. E che è E andato, è all'hotel di uscito, fronte. nella reception c'era quello rimbambito, è Così. uscito. Scusate, ragazzi, Scusate. avete delle tovaglie che mi devo asciugare? Anzi, è entrato nel ristorante dell'hotel di fronte, ha visto tutto imbambito, ha preso così la Una tovaglia tovaglia senza far e cadere il via piatto lì. così. Infatti andremo a leggere poi una recensione in cui uno dirà È entrato un albergo pazzo, carinissimo, ma è un entrato pazzo nudo. nudo che ha fatto un gioco di prestigibilizzazione. Bene, spero che vi sia piaciuto il video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, condividete il video con tutti gli amici. E niente, se trovate recensioni, abbiamo aperto un canale Telegram che si chiama sempre Noma Mammazzo, dove potete caricare la recensione e noi provvederemo a A recensirla. recensirla. Perché siamo recensori di Di recensori. recensori!